Buongiorno a tutti e a tutte, cominciamo questa nuova diretta live Food Policy dalla Sala dell'Orologio da Palazzo Marino in compagnia di tanti ospiti per presentare l'avvio di una collaborazione tra le soste Sogemi e Food Policy per la valorizzazione del fresco e delle eccellenze enogastronomiche della città, territoriali e anche italiane insieme appunto alle soste. È una collaborazione che parte dalla firma di un protocollo che è stato siglato qualche mese fa, di cui poi ci parleranno appunto i nostri ospiti. Questo evento è in diretta Facebook sul canale Food Policy, @foodpolicyme, anche sul canale di Le Soste, @lesoste e anche su Instagram su Storie di Cibo, quindi cercate il profilo Storie di Cibo. Vi ricordiamo che ci sono tanti appuntamenti che faremo nel corso di questi mesi come Food Policy e tutte le informazioni su che cos'è Food Policy e su tutti gli appuntamenti sono sul sito www.foodpolicymilano.org. Lascio subito la parola al primo dei nostri ospiti che è la vice sindaco Anna Scavuzzo, delegata alla Food Policy, che ci racconta un po' le iniziative previste sulla base di questo protocollo insieme ai partner. Grazie Cristina, se mi consentite è vero che le teniamo fino al 15 luglio, ma siamo abbastanza distanti e quindi vi chiedo un po' di aiuto. Colgo l'occasione intanto per ringraziare Cristina Sossan che ci ha introdotto in questo momento insieme e per ringraziare tutto l'ufficio Food Policy. È vero che il Comune di Milano che ringrazia se stesso sembra un po' tautologico, ma in realtà ci sono tante persone che in questo frangente di Covid non hanno interrotto quello che era l'impegno e anzi sono stati capaci di tenere insieme quelli che erano i progetti sui quali stavamo lavorando, facendo crescere anche tutta quell'attenzione che sul cibo abbiamo avuto in questi mesi e che stiamo avendo anche per il futuro. Quindi credo che sia uno sforzo importante e che racconta anche un po' lo stile con il quale vogliamo lavorare. Non vogliamo perdere come città, non soltanto come amministrazione, ma come sistema cittadino, quello che è stato ed è lo slancio di una città che cresce, che investe sulle proprie eccellenze, che sa lavorare perché la reputazione che abbiamo guadagnato nel tempo sia una reputazione fatta di azioni concrete e contestualmente affronta quelle che sono le sfide del quotidiano, sapendo farsi vicina alle persone che hanno più bisogno. Credo che il cibo oggi sia per noi esattamente una sfida di questo tipo, tenere insieme l'attenzione all'eccellenza con la vicinanza a chi ha più bisogno e insieme non perdere tutta quella cultura, quella tradizione che intorno al tema del cibo abbiamo costruito. Nel dicembre del 2019 eravamo in Sogemi insieme a Cesare Ferrero e insieme a tutti voi, a Claudio e a diversi chef, perché abbiamo voluto all'interno di quello che è stato il lancio dei nuovi mercati generali, il progetto grande e ambizioso che vede la riqualificazione di un'area che vuole essere sia commerciale che culturale. Ecco, abbiamo siglato all'interno di questa importante anche opera, perché Milano l'aspetta da credo una ventina d'anni, anche un protocollo significativo insieme a una compagine nutrita di chef di alta cucina, anche perché la nostra città ha saputo nel tempo, come dicevo prima, coniugare quell'attenzione al cibo buono con quella cultura del portare intorno alla tavola e insieme l'attenzione appunto alla tradizione, con l'innovazione, alla sperimentazione, con la capacità di mantenere l'attenzione alla qualità del cibo che credo sia un po' nelle corde di ciascuno di voi che ci mettete a tavola e di noi che volentieri ci facciamo preparare il cibo. Abbiamo siglato con le soste un protocollo che si innesta nella Food Policy. Nel 2015 Milano insieme al percorso di Expo apre un percorso importante di rilettura anche del suo rapporto con il cibo e con il sistema alimentare. Avremo modo dopo di donarvi anche una pubblicazione proprio sul tema della sostenibilità del sistema alimentare. C'è un connubio importante fra quella che è la responsabilità sociale di una città e la sua capacità di guardare al sistema del cibo. Gli attori sono talmente tanti che abbiamo bisogno di diversi tavoli nei quali ritrovarci proprio per cogliere l'opportunità di non lasciare indietro nessuno.
tanto coloro che si occupano della qualità del cibo, della produzione, della filiera corta, dell'attenzione al fresco, quanto chi si occupa di logistica, di commercio, di distribuzione, quanto chi si occupa appunto di preparazione e di innovazione in campo enogastronomico. Credo che i 5 obiettivi della food policy che il Consiglio Comunale si è dato siano stati significativi in questi 5 anni. Milano si prepara attraverso il suo Consiglio Comunale a scrivere la food policy per il futuro e certamente questi incontri e questa costruzione anche di una sensibilità ci permetterà di scegliere insieme gli obiettivi per il futuro. E ancora, insieme alle soste, abbiamo inaugurato un percorso. Oggi qui in qualche modo inauguriamo anche la possibilità di incontrarci nuovamente insieme a chi fa del fresco e della qualità del cibo un po' un punto qualificante della sua azione. Quindi dedicheremo un incontro e una puntata particolare appunto alla frutta e alla verdura all'ortomercato a Fudi Sogemi, lo faremo con il mercato del pesce a Littico, guardo Roberto Lion con cui abbiamo aperto una mattina proprio alle 5 il mercato del pesce, lo faremo con le erbe aromatiche e quindi con l'idea anche della possibilità di insaporire in maniera creativa i nostri cibi sostituendo magari le erbe aromatiche ad altri elementi magari meno salutari. Lo faremo a Villa Lonati, proprio in un luogo dove il Comune di Milano ha particolare sensibilità per questi temi. Lo faremo con il riso insieme al mercato della terra di Slow Food che ogni mese a Fabbrica del Vapore ci permette anche di parlare con i molti produttori e lo faremo a Milano Ristorazione, a cui facciamo un grande in bocca al lupo perché questo periodo è stato per Milano Ristorazione un periodo di prova, ma confidiamo anche che la riapertura delle scuole ci permetta di continuare quell'attenzione alla refezione scolastica che vuol dire cibo quotidiano sulla tavola dei bambini della città ogni giorno. Credo che sia un programma, come dire, in qualche modo anche ambizioso, però penso che questo sia il momento in cui non ci facciamo spaventare dall'idea di continuare ad avere degli obiettivi ambiziosi, anche perché la nostra città è stata forte in questo tempo di sfida e quindi le alleanze che si sono consolidate ci aiuteranno a riprendere da dove avevamo in qualche modo non interrotto ma rallentato. Grazie e grazie a tutti voi per essere qua con noi oggi. Bene, grazie mille alla vice sindaco. E ora prima di passare la parola a Cesare Ferrero inviterei Carlo Cracco che è qui a farci un saluto. Buongiorno a tutti. Io sono di recente acquisizione perché da 2 anni, giusto credo sia 2 anni, che sono associato alle soste. In realtà idealmente lo sono sempre stato perché ovunque ho lavorato eravamo sempre associati a questa guida, che è forse la guida che più di tutti rappresenta il panorama nazionale. Le soste nasce proprio come simbolo di un'aggregazione, di una ristorazione, diciamo, magari all'epoca un po', diciamo, più alta come concetto, ma in realtà molto legata al territorio e che soprattutto si è sempre promossa per la tutela, la preservazione, lo sviluppo di tutto quello che stava all'interno della filiera gastronomica. Perciò credo che il fatto di essere presenti oggi qui nel Comune di Milano sia un ulteriore segno di questo impegno e di questa volontà di proseguire in un cammino che è molto complicato, molto ampio, ma dove, diciamo, l'ultima luce è il ristorante, no? Pensiamo a quello che succede oggi, vedere tutte queste, no, clare abbassate non fa benissimo, non fa bene, per cui bisogna cercare di reagire. E sicuramente tutto quello che è il mondo della gastronomia può contribuire molto. Uno, perché non si può fermare, e due, perché è proprio un riferimento, è quella parte più bella e più
sociale che noi possiamo condividere uscendo, andando a cena, per cui credo che ci sia un po' tutto quello che è il nostro, la nostra vita, il nostro mondo. Comprende in più tutto quello che è sociale, territorio, lo spreco, l'educazione, per cui la formazione, che è un altro tema delicato e molto importante per noi, per cui credo che insomma più siamo e più enti, istituzioni ci possono aiutare a completare questa opera, credo che saremo sempre più forti e più determinati nel raggiungere degli obiettivi. Grazie a voi. Quindi do la parola al presidente Cesare Ferrero di Sogemi, che è uno appunto dei firmatari del protocollo e ci spiega insomma l'importanza del fresco e del mercato agroalimentare di Milano. Grazie per averci ospitato Anna, grazie per aver messo a disposizione questa sala e per aver creato l'occasione di essere qui da voi con le soste con cui abbiamo fatto questo accordo di collaborazione. Mi viene un aneddoto di un periodo pre-lockdown per poi entrare sul tema della collaborazione con le soste. Io ho tre figli, un giorno mia moglie e mia figlia sono fuori per un loro programma e quindi ci lasciano a casa da solo il papà con i due ragazzi di 15 e 14 anni. E la domanda alle 7 di sera è stata: ragazzi, cosa facciamo per cena? E la risposta di due ragazzi di 14 e 15 anni è stata: cibo a domicilio. Ordiniamo il sushi e ce lo facciamo consegnare a casa. E ho capito a quel punto che la mia food policy è diversa dalla food policy dei miei figli, perché quell'opzione lì per me non era ammissibile. Non era ammissibile perché avevo in mente altre cose da fare con i figli. Allora gli ho dato due opzioni, avendo rifiutato l'opzione loro. E le opzioni erano: usciamo a cena e andiamo al ristorante, a voi di scegliere il ristorante, oppure stiamo a casa e cuciniamo noi. Questo è un passaggio che poi riprenderò. Secondo aneddoto, com'è finita però, forse è importante capire com'è finita. È finita con una grandissima conflittualità, perché loro volevano stare a casa ma non volevano cucinare. Io volevo uscire ma non volevo andare a mangiare un hamburger, che era un piatto spesso selezionato nelle opzioni alimentari dei ragazzi. E quindi alla fine è stata una negoziazione abbastanza intensa per poi prevalere, come deve fare un padre, imponendomi e decidendo che andavamo al ristorante a mangiare in un ristorante con una food policy prevalentemente italiana, cioè di cucina prevalentemente italiana. E secondo aneddoto, invece, in un ristorante esco a cena per una bella cena di anniversario in compagnia con mia moglie e mangiamo ci viene presentata il menù e ci viene suggerito il pescato del giorno. E il pescato del giorno era uno splendido scorfano, poi cucinato molto bene. Essendo presidente del mercato agroalimentare, il giorno dopo vado in mercato e chiedo ai miei produttori ittici, o meglio grossisti ittici, da dove arrivava lo scorfano, che era un'informazione che non mi aveva dato il ristoratore, e mi ha risposto che lo scorfano arrivava dal Sudafrica, perché quella settimana il Mar Mediterraneo aveva cattivo tempo e quindi gli scorfani arrivavano dal Sudafrica. Perché questi due aneddoti? Perché mi aiutano adesso a spiegare il perché della collaborazione con le soste. Milano ha un luogo potenzialmente stupendo, che è il mercato agroalimentare, da molti conosciuti come ortomercato per una vecchia ancora dizione che si usava un po' di anni fa. Questo luogo è un luogo eccezionale perché è un luogo che vorremmo far diventare, insieme al nostro azionista, il Comune di Milano, il luogo della food policy milanese. E per noi la food policy, non quella del Comune che è articolata su vari temi, ma quella limitata al mercato agroalimentare, è facile da esplicitare. Uno, una food policy semplice. E non è semplice pensare che devo mangiare un pescato del giorno che arriva dal Sudafrica,
ma se nella lista avessi trovato un pescato del giorno che arrivava anche da località più prossime, sono sicuro che la cena sarebbe stata altrettanto piacevole. Ecco, penso che recuperare un po' di semplicità anche nel nostro mondo alimentare sia un tema importante. Il secondo tema per noi importante è la qualità. Se noi perdiamo il concetto di qualità, perdiamo, penso, uno dei pochi vantaggi competitivi che abbiamo ancora in Italia. Solo che la qualità non è solo da dire, la qualità da fare è faticosissima e, per esempio, per noi la qualità è drammaticamente faticosa, visto che per 20 anni l'ortomercato, oggi il mercato agroalimentare, ha avuto un livello medio di investimenti di 1 milione di euro. Il nostro equivalente a Parigi ha avuto un investimento medio di 100 milioni di euro, cioè 1 milione di euro noi lo rapportiamo con 100 milioni di euro. Loro il resto sono cresciuti in maniera significativa e noi invece anno dopo anno abbiamo perso competitività. Beh, qualità l'abbiamo avviata, abbiamo un piano di investimenti di 100 milioni di euro che realizzeremo insieme all'azionista. Quindi la qualità del cibo è anche la qualità dell'infrastruttura in cui il cibo si muove. E il terzo tema poi fondamentale è chi è ambasciatore di quello che è il nostro patrimonio, e il patrimonio penso che sia il prodotto agroalimentare italiano. Noi lo chiamiamo fresco, poi non tutto vuol dire che è freschissimo, coltivato il giorno prima, ma il nostro paese è un paese che ha un straordinario patrimonio agricolo, ittico, e con questo di tutto quello che ne deriva, è compreso lo straordinario patrimonio di chef e di ristoranti di altro livello. Quindi per noi è un piacere collaborare con il nostro azionista comune, che è il comune, scusate il gioco di parole, ma è voluto, affinché si riescano a collegare i puntini, come diceva una persona ben famosa e ben nota. E sono sicuro che Milano può collegare tanti puntini sul tema alimentare. E poi collaborare invece con l'associazione Le Soste, perché chi deve insegnare ai miei figli che non devono mangiare a casa non è il papà, ma deve essere chi può fare questo per definizione. E per definizione penso che sono i grandi chef con il grande valore mediatico che hanno e i grandi ristoranti a dover insegnare che cos'è la nostra food policy. Avere dei grandi ristoranti e dei grandi chef non vuol dire, e chiudo il mio intervento, che tutto deve costare tantissimo. Noi transiamo 1 miliardo di euro di prodotti agroalimentari l'anno, il prezzo all'ingrosso medio del transato è meno di 1 euro al chilo. Quindi non vuol dire che i prodotti agroalimentari siano necessariamente qualcosa di non accessibile, è quello che deve essere invece nel nostro mondo, accessibile a tutti. Chiudo con l'ultimo passaggio, perché comunque le mascherine ci ricordano che siamo ancora in un periodo molto particolare. Settimana scorsa abbiamo avuto accessi al comprensorio agroalimentare per 24.448 persone nella settimana, come persone che hanno acceduto al nostro mercato all'ingrosso. Poi c'è il mercato al pubblico solo sabato, ma vorrei darvi questa informazione. Dal 17 al 23 febbraio, quando non c'era ancora nessun sentore, gli accessi erano stati 22.675. Noi settimana scorsa ne abbiamo fatti 24.448, abbiamo fatto più di quello che era nel periodo precedente, e la settimana prima ne abbiamo fatti 23.946, e tre settimane prima, essendoci la festa della Repubblica, un giorno era chiuso, ne abbiamo fatti 23.928. C'è una cosa molto particolare che penso debba essere importante. Ci sono delle filiere, ci sono dei luoghi che sono straordinariamente ripartite o che non si sono mai fermate, e questo deve essere anche per noi
uno stimolo a pensare in positivo e a pensare che ci possono essere dei numeri importanti pur in Lombardia e pur in un mondo sicuramente colpito in maniera importante. Quindi ringrazio dell'ospitalità e ringrazio l'Associazione Le Soste per voler collaborare con noi nel progetto della nostra food policy dei mercati agroalimentari di Milano. Grazie. Grazie al Presidente Ferrero, e quest'ultimo punto ci fa ricordare che effettivamente ci siamo visti spesso in queste ultime 15 settimane, proprio perché da Sogemi a Sogemi è stato, diciamo, costituito uno dei tre pilastri importanti del dispositivo di aiuto alimentare che Food Policy insieme a altre direzioni del Comune ha messo in piedi per garantire aiuto alimentare alle persone più fragili, e il fresco è stata una delle parti che abbiamo inserito proprio per l'importanza di dare, insomma, una dieta completa e equilibrata, quindi cercando di inserire sempre di più anche prodotti freschi donati dall'Associazione dei grossisti e dei commercianti del mercato agroalimentare. Quindi grazie, e passo la parola a questo punto agli chef, al secondo chef Claudio Sadler, presidente dell'Associazione Le Soste, che invito qui. Allora, intanto grazie al sindaco e al vice sindaco di Milano che ci hanno ospitato in questa fantastica sala, grazie a Cesare Ferrero che ha creduto in noi e con cui abbiamo stipulato questo accordo. La cosa mi è piaciuta tantissimo perché comunque Milano è una città che è cresciuta da un punto di vista gastronomico tantissimo, e penso che forse la città con il maggior numero di ristoranti molto qualificati in tutta Italia, e Le Soste ha sempre sostenuto, diciamo, il discorso dell'alta cucina. Non è tanto per fare solo cucina, ma la cucina che facciamo noi è anche cultura, intrattenimento, e cerchiamo di mantenere e di evolvere la tradizione della cucina italiana, e per questo siamo proprio ristoranti di cucina italiana non solo in Italia ma anche all'estero. Abbiamo anche associati che lavorano all'estero, e ho partecipato 2-3 mesi fa, prima del lockdown, alla conferenza stampa dove si parlò della riqualificazione del mercato, dei mercati generali, e la cosa mi ha molto entusiasmato perché penso che la cucina senza il prodotto non possa mai diventare una cucina importante e qualificata. Quindi ci terrei veramente tantissimo che Milano potesse avere un mercato agroalimentare importante e qualificante, perché comunque a noi interessa moltissimo questo comparto. Noi viviamo di prodotti, cerchiamo di nobilitarli ancora di più senza doverli stravolgere, quindi questa è anche un po' la mia filosofia di cucina. Quindi meno si toccano e meglio è. Il prodotto fresco di per sé aiuta lo chef a fare un piccolo capolavoro nella propria cucina. Quindi vorrei proprio che questi 100 milioni di investimento potessero diventare anche di più nel prossimo futuro, e poter pensare che Milano, come sempre, quando accetta le sfide, di solito riesce a portarle a termine e vincerle e diventare un mercato agroalimentare importante non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Noi abbiamo una filiera incredibile, abbiamo produzioni di ogni genere, sia di pesce, sia di verdure, carni, e quindi possiamo dire la nostra. Molti ristoranti all'estero in qualche maniera copiano le nostre ricette, copiano i nostri sapori, perché sono sapori netti, schietti e quindi anche semplici da capire, soprattutto una cucina che avendo le radici nella tradizione italiana, che è un paese lungo, quindi con tantissime sfaccettature dal nord al sud al centro, possiamo dire di avere veramente una varietà di sapori incredibili. Abbiamo il fresco tutto l'anno, perché comunque là dove non si può avere il fresco al nord si ha il fresco al sud, e quindi riusciamo a mantenere in vita un mercato tutto l'anno, a dispetto di alcuni paesi del nord dove il freddo crea dei problemi seri di conservazione degli alimenti, soprattutto dei vegetali. Quindi io credo che noi dobbiamo proprio fare la cucina italiana e sfruttare tutto quello che è il patrimonio della cucina italiana.
Quindi grazie a Cesare di questa sfida, spero che riusciremo veramente a fare del mercato, dei mercati generali qualcosa di importante. Siamo qui per dare la nostra disponibilità, abbiamo parlato in questi giorni con Cesare anche di poter sviluppare al meglio la, quella che è il mercato che serve all'alta ristorazione, alla ristorazione, partendo addirittura dal mercato, dai mercati generali, perché ognuno ha delle caratteristiche, delle specifiche diverse per approvvigionarsi e fare la spesa di tutti i giorni. Quindi siamo molto disponibili a fare qualsiasi operazione che ci possa permettere di arrivare a questo obiettivo. Che dire, io sono molto contento di essere qui e ho portato, anzi mi hanno portato delle statuine che sono l'emblema della nostra associazione. Uno lo darei alla vice sindaco Anna Scabuzzo a favore di foto telecamera. Io sono smascherato, io no, quindi uno va bene. È l'emblema delle soste, è un'opera del maestro Tadini, che ci tengo sia qui da voi. Bellissimo. Grazie tantissime. Grazie. E grazie ancora. E poi per Cesare Ferrero volevo lasciarti questa bella statuina che ci rappresenta. Grazie. Ancora grazie, e noi siamo sempre disponibili a qualsiasi tipo di operazione che possa poter dare lustro alla città, a cui noi teniamo tantissimo, anche se le soste opera in tutta Italia e anche all'estero, però Milano è il centro di tutto, quindi siamo molto orgogliosi di appartenere a questa operazione. Grazie molte. L'oggetto che non si può dimenticare, la nostra mascherina. Grazie Claudio Sadler, e ringraziamo anche Viviana Varese, e dopo magari la invitiamo a dirci due parole insieme a Mario Pucci dell'Associazione Le Soste. E come vi abbiamo detto all'inizio, questo appunto è il primo degli appuntamenti, di tanti appuntamenti che stiamo organizzando. Come diceva la vice sindaco, saranno 5 da tanti luoghi della città e saranno insieme a cuochi diversi, e quindi con loro cercheremo un po' di conoscere meglio sia le materie prime che caratterizzano i luoghi in cui saremo, ok, quindi appunto le erbe, il pesce e così via, e costruire anche appunto una conoscenza sul cibo proprio in linea anche con quelle che sono le priorità della food policy. Quindi è un nuovo percorso. Sulle prossime live ci vedrete con le mani in pasta da questi luoghi, e vi terremo appunto aggiornati sui siti che su Facebook per vedere tutte le date fino alla fine del 2020. Per parlarci un po' di più e chiudere questa diretta di oggi, chiamerei Mario Pucci per appunto approfondire un po' di più il percorso delle soste e invitarci poi a seguire tutti i prossimi appuntamenti anche sul canale delle soste. Grazie Mario. Buona giornata a tutti. Grazie ancora, grazie a Sogemi, questa è un'idea molto bella essere qua e parlarvi dell'Associazione Le Soste e darvi in parte, quasi in anteprima, una guida, un volume Le Soste 2020. L'Associazione Le Soste è nata nel 1982, è tra le più storiche associazioni di ristoranti italiani, fondata da un gruppo di 6 ristoratori, un'idea geniale di Gualtiero Marchesi, Antonio Santini, che decisero di mettersi insieme, in quel momento solo con un biglietto da visita, però farsi conoscere tra ristoratori che proponevano lo stesso tipo di cucina rivoluzionaria di quell'epoca dell'82. Da allora di strada ne è stata fatta tanta. Oggi l'associazione conta circa 93 ristoranti, quindi si è allargata molto. 87 sono in Italia
6 all'estero, Lussemburgo, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera, ed è interessante perché tra quelli italiani ben 19 sono in Lombardia e 9 a Milano e provincia, quindi ha un cuore lombardo, ecco, oserei dire che si può tranquillamente dire. L'associazione SOST, un altro punto di forza è che è un'associazione di ristoranti, a differenza di tutte le altre associazioni, che invece sono associazioni di ristoratori. L'associazione Le Soste ha un articolo, l'articolo 5 dello statuto, che si pone come obiettivo lo sviluppo della cucina italiana. Quindi è un'associazione non profit con un altissimo livello di ricerca culturale sul territorio per la promozione della cucina italiana. Io direi che è un'associazione molto ganza, come direbbero i giovani oggi, ecco, quindi può essere interessante. L'associazione Soste propone ormai da 30-35 anni un suo volume che è stato per alcuni anni biennale, altri annuale, e quest'anno siamo all'edizione 2020, purtroppo bloccata in tipografia per 3 mesi per via del lockdown, e oggi è in distribuzione presso i ristoranti. È una guida che voi trovate anche online in vendita, ma fondamentalmente è distribuita dai ristoratori. Un'edizione in italiano, completamente in italiano, un'edizione completamente in inglese. È un volume piuttosto pesante perché arriva a 256 pagine, e quest'anno abbiamo anche incluso la doppia pagina dell'accordo siglato tra Comune di Milano, Sogemi, Food Policy e Le Soste. È un volume che voi troverete nei ristoranti del circuito e quindi è una specie di biglietto da visita. Vorrei tornare perché questa collaborazione con Sogemi è stata un passo importante nel 2019, perché i ristoratori Le Soste, che con questo possono anche conoscere il mercato, hanno un problema di conoscenza in questo senso, cioè la distribuzione dei prodotti, la distribuzione delle materie prime è un problema italiano. Allora impegnarci anche insieme affinché il fresco possa trovare veicolo presso il circuito dei ristoratori Le Soste, ma della ristorazione in generale, è un obiettivo che con questo accordo ce lo si può porre. Distribuire i prodotti del mercato attraverso vie, canali, è un obiettivo che secondo me il protocollo può porsi come studio attraverso strumenti, organismi, che quindi rendano anche la distribuzione più sostenibile sul territorio, più ecologicamente sostenibile. E se questo noi lo abbiniamo al fatto che i prodotti sono freschi, ecco, questa è una proposta che possiamo lanciare come associazione di sviluppo e di collaborazione. Un'altra idea che ci è venuta al di là delle iniziative, posso parlare del premio oppure? Ok, grazie. Allora, in questo protocollo abbiamo pensato anche di istituire un premio a una personalità che ha lavorato in ambito food, in ambito fresco, perché promuove la cucina italiana, perché promuove l'alimentazione italiana nelle sue varie sfaccettature. Potrebbe essere, adesso penso in grande, un piccolo Ambrogino d'Oro del food, però lavorarci significa iniziare a premiare le intelligenze che in questo settore quotidianamente nell'arco dell'anno lavorano. Potrebbe essere una idea che rilancia la qualità del prodotto, la qualità della ristorazione, perché in questo ambito Le Soste sono protagoniste da 38 anni, l'anno prossimo 39, e quindi poi arriviamo ai 40 anni per festeggiarli insieme. Vi ringrazio ancora tanto, qui c'è una copia, ripeto, per il volume Le Soste, che potete ritirare dopo, e chiunque vuole poi può farcene copia e chiedere altre copie. Grazie, grazie ancora.
Bene, grazie, grazie mille davvero a tutti, i partecipanti. E vi invitiamo a seguire quindi i social di Food Policy, at Food Policy Me, di Le Soste, at Le Soste e anche di Sogemi, quindi at Sogemi Foodie. E Viviana Varese, se vuoi farci un saluto anche tu da parte di Le Soste, poi anche noi abbiamo un dono da lasciarvi, che è appunto il nostro rapporto sul sistema alimentare che vogliamo darvi per conoscere a fondo la Food Policy. Buongiorno, non mi ero preparata un discorso, però diciamo che riesco un po' a parlare. Io sono una consigliera delle associazioni Le Soste, rappresento la quota rosa e anche la quota più giovane, per mia fortuna. E volevo ringraziare, intanto il presidente delle Soste che fa un lavoro enorme, però volevo ringraziare innanzitutto la Sogemi, perché io racconto questa cosa mia personale. Quando ho chiuso il ristorante stellato che ho all'interno di Italy, dopo un mese diciamo non riuscivo più a stare a casa in quarantena perché la preoccupazione era tanta, quindi ho ricominciato a cucinare e il primo gesto che ho fatto è ritornare al mercato alle 4 del mattino, andare dai miei fornitori per riprendere contatto anche con loro, perché normalmente negli ultimi anni ordinavo per telefono, e rivedere quel mondo che mi è servito veramente tanto. E ho ricominciato a cucinare da sola, perché la maggior parte dei miei ragazzi aveva paura di entrare nel ristorante, quindi aveva paura anche di tornare a lavorare, e io ho lasciato la libertà di non venire a lavorare, e quindi ho ricominciato facendo un pochino di delivery, quello che non le piace a lei, però cercando di fare qualità anche in quello. E mi è piaciuto tantissimo, perché credo che sia molto importante per noi non solo lavorare, ricominciare a lavorare, ma dare sostegno ai nostri artigiani, a chi ci ha sempre sostenuto lavorando, tornando anche da loro rimettendo anche in moto un rapporto, perché penso che la maggior parte dei ristoratori in questi mesi abbia, come me, pensato anche di fallire, perché con un futuro incerto, penso che a quasi tutti sia sfiorato questo pensiero. Mentre mi preoccupava meno i miei 30 ragazzi giovani che potevano trovare un altro lavoro perché sono molto in gamba, la preoccupazione più grande era pagare i miei fornitori, e credo che questo è un gesto importante, perché riaprire adesso è un atto di coraggio enorme, perché abbiamo davanti un'incertezza. Quindi io ho riaperto perché ho riaperto al Lago di Garda spostando 12 persone, dove sembra che il coronavirus non sia arrivato e quindi si sta lavorando tantissimo, e ho potuto riaprire a Milano grazie al Comune, che mi ha concesso un pezzo di piazza e quindi mi ha concesso di poter portare un po' di clientela all'aria aperta, e ho assunto altre 7 persone. Quindi devo dire che noi ci stiamo mettendo il coraggio e anche la passione, anche un po' anche l'incoscienza di ritornare a fare e a crederci, e a crederci in questa città che ci ha donato tantissimo, perché è una città incredibile, e credo che lo continueremo a fare, e spero che Milano veramente si risollevi, perché se lo merita. E d'altro canto, con Le Soste e tutti i chef che fanno parte delle Soste, oltre a riportare la gente a mangiare nei ristoranti, riporteremo e speriamo di riportare tutta quella clientela mondiale che ci seguiva e che veniva a Milano anche per il food. Quindi grazie a Sogemi, Le Soste, e grazie al Comune di Milano. Grazie, ci vediamo a settembre sicuramente per la prima live, e vi invitiamo qui a tutta la vice sindaca. E ci ricorda quanto il tema del cibo e il tema dell'ambiente siano strettamente collegati, ma quanto la sostenibilità del sistema alimentare sia un fattore complesso che ha bisogno del contributo di ciascuno.